La televisione licenziato ricevuto il ritorno. Qualcuno ha oscurato la video intervista che abbiamo realizzato una settimana fa io e Stefania Pace. La reazione della rete è stata poderosa, è stata temibile, terribile. In decine, in centinaia avete ripubblicato il video su tutti i social network, da YouTube a Facebook. Ed è stata una manifestazione, una dimostrazione non tanto di potenza, ma quanto una dichiarazione di indipendenza della rete e del giornalismo libero e indipendente rispetto a quello omologato dei media tradizionali. La rete va avanti. E adesso censurate anche questo. Stefania, di una settimana fa la nostra video intervista, che è stata prontamente ripresa anche dal sito di Beppe Grillo, ha raggiunto in pochi giorni le 50.000 visualizzazioni, in cui tu muovevi delle precise accuse, facevi delle precise denunce, raccontavi in qualità di testimone oculare i fatti. Dopo alcuni giorni di live dell'intervista e successivamente ad una tua apparizione nella trasmissione Chi l'ha visto di lunedì scorso, il video è stato misteriosamente, per ragioni ancora non meglio precisate dallo staff di YouTube, semmai le vorranno precisare, oscurato. Ed è la prima volta, nella mia opinione, che accade che un video non sia censurato per questioni di copyright, cioè un problema di video o di immagini protette da diritto di autore, ma per un problema di opinioni. È stata censurata l'opinione di una madre di famiglia, testimone oculare dei fatti della tragica notte tra il 5 e il 6 aprile. Un fatto che a mio parere è di gravità inaudita. Secondo te, a tuo parere, che cosa può avere scatenato questo tentativo di oscuramento delle parole di una madre di famiglia, testimone oculare dei fatti della tragica notte tra il 5 e il 6 di aprile? Allora, innanzitutto voglio fare una premessa, e cioè che sono incazzata nera per questo tentativo di censura. E penso che l'unica parte che poteva essere, diciamo, in qualche modo, che poteva dare fastidio in qualche modo a chi ha oscurato la video intervista, era quella relativa alla denuncia fatta, diciamo, sulla protezione civile. Cioè, quando io ho detto nella precedente intervista che la protezione civile aveva avvisato le persone dopo il sisma, dopo il terremoto delle 11:30, aveva detto a tutti quanti di rientrare in casa. Ora, questo è scomodo, e penso che l'unico passaggio, diciamo, scomodo di tutta l'intervista sia stato questo, anche perché non conteneva musica coperta da copyright, non conteneva parole offensive, non conteneva nulla che potesse in qualche modo turbare o... Non offendeva la sensibilità religiosa, forse offendeva la sensibilità istituzionale di alcuni soggetti preposti al potere. Sì, senz'altro, probabilmente offendeva la sensibilità istituzionale, e più che altro questa affermazione minava in qualche modo tutta questa, come posso dire, tutto questo tentativo anche da parte dei media di far vedere che va tutto bene, che la protezione civile si sta occupando in maniera eccellente delle persone che vivono nei campi e che in qualche modo siamo protetti da questi angeli che fanno in modo che non ci succeda più niente. In realtà non è vero, perché voglio ribadire ancora una volta che quella notte, non solo a Paganica, poi ho saputo da altre fonti, da persone che si trovavano anche all'Aquila, che la protezione civile ha avvisato, diciamo, dove c'erano macchine o persone fuori, diceva di rientrare nelle case. Addirittura, quando è passata a Paganica, quando questa persona, che poi ha detto che non era stata una sua iniziativa, ma qualcuno gli aveva detto di far rientrare le persone nelle case, per qualcuno si intende qualcuno al di sopra di lui, no? Come volevo, quindi questo significa che c'è stato un tentativo proprio di mandare la gente al macello, perché so per certo che la prefettura è stata evacuata a mezzanotte. Se la prefettura è stata evacuata a mezzanotte, perché non sono stati evacuati anche i centri storici? Questa è una domanda alla quale io tuttora non trovo una risposta. Ma questa strana coincidenza, questa correlazione che esiste fra la puntata di Chi l'ha visto e l'immediata successiva censura del video che ci riguarda,
è qualcosa da approfondire un po' meglio. Puoi raccontarci com'è andato il tuo rapporto con la trasmissione, chi l'ha visto, che cosa ti hanno chiesto e che cosa hanno successivamente poi mandato in onda? Allora, io sono stata contattata dalla redazione di Chi l'ha visto, diciamo subito dopo aver lasciato l'intervista per il tuo blog, e loro sono venuti da me e diciamo l'intervista è durata circa 45 minuti. In questi 45 minuti io esponevo i fatti, né più e né meno come li ho esposti durante la videointervista pubblicata poi su YouTube. E insomma, 45 minuti sono stati ridotti poi a una dichiarazione di 30 secondi nella quale dicevo ho avvertito Patrizia perché avendo una famiglia numerosa di cui una bimba disabile, cioè loro hanno puntato, il servizio di Chi l'ha visto ha puntato sul fatto che Patrizia avesse una figlia diversamente abile e per quanto riguarda il resto è venuto fuori poco, se non in un passaggio quando Patrizia racconta anche lei della protezione civile che ha avvisato subito dopo la scossa delle 11:30 verso mezzanotte che si doveva rientrare in casa perché non c'era nessun pericolo. Però rispetto alle dichiarazioni da me fatte sulla ricerca di Giuliani, sulla protezione civile, sul fatto che la prefettura fosse stata evacuata a mezzanotte, tutto questo non c'era. Ora, la correlazione tra la messa in onda di questo servizio e la censura su YouTube io non la riesco a capire, per questo sono anche molto incazzata, perché significa che in questo paese non c'è la libertà di opinione, non c'è la libertà di esporre i fatti da parte di semplici cittadini, o perlomeno di quei fatti che vanno contro le versioni ufficiali che tentano di far passare all'opinione pubblica. Perlomeno in Cina ci sono delle regole chiare. Non si possono dire certe cose, la gente lo sa, o le dice clandestinamente oppure non le dice per niente. Invece qui si vuole far credere che tutti hanno il diritto di esprimere la propria opinione, l'articolo 21 viene magnificato, ma poi nei fatti il comportamento mediatico delle grosse società assoggettate al potere delle lobbies, al potere politico, al potere economico, è quello che noi abbiamo sperimentato sulla nostra pelle, che hanno sperimentato sulla propria pelle migliaia, forse milioni di cittadini italiani che avevano ascoltato la tua video intervista, che magari se l'erano salvata fra i preferiti o l'avevano fatto vedere agli amici, che comunque faceva parte del loro bagaglio documentale sui fatti di questo paese. Certo, penso tra l'altro che ma questa è una mia opinione, diciamo, che quando si vadano a toccare questi poteri forti, questo magnifico Bertolaso che tutto può, che ci protegge, diciamo, come un angelo dall'alto, quando si vanno a toccare questi poteri qualcosa scatta anche in quelle aziende che per antonomasia, diciamo, dovrebbero pubblicare tutto. Faccio presente che su YouTube si trova veramente di tutto e però la mia videointervista è stata censurata perché dava fastidio a qualcuno. Io non lo so, mi piacerebbe anche capire le motivazioni di questa censura, mi piacerebbe che qualcuno me le dicesse, perché non ho raccontato niente che andasse al di là della semplice realtà e dei semplici fatti che io ho vissuto quella notte. Voglio ribadire ancora una volta che la prefettura è stata evacuata a mezzanotte e che in quello stesso momento, mentre si evacuava la prefettura, la protezione civile pensava a far rientrare la gente nelle case. Io vorrei capire perché, questo mi piacerebbe che qualcuno me lo spiegasse. Stefania, la rete ha centuplicato il nostro messaggio davvero con la forza non di 1000 ma di 1 milione, di 10 milioni di braccia. Credo che un ringraziamento a tutti quanti sia più che mai opportuno. Sì, io desidero ringraziare tutti quelli che hanno ripubblicato la video intervista, tutti quelli che si oppongono all'informazione, alla pseudoinformazione e che portano avanti un pensiero libero. E, appunto, sono grata a tutti per il lavoro che hanno svolto e anche per il coraggio.
sono convinta che c'è un altro, che c'è un'altra realtà di persone che non si accontenta di subire passivamente le informazioni che ci vengono propinate dal servizio pubblico. Io sottolineo servizio pubblico perché tra l'altro è un servizio che i cittadini pagano e quindi pagando credo che i cittadini abbiano anche il diritto di sapere quello che sta succedendo. Questo non avviene. Ora sappiamo che in questo momento stanno preparando le nomine per i direttori dei TG e tutti, io credo tutti, sono allertati, diciamo, da questa cosa, quindi non si può sbagliare, bisogna stare attenti a quello che si dice. Ogni mossa sbagliata potrebbe determinare l'esclusione, diciamo, il licenziamento. Quindi questo significa che veramente non siamo un paese libero. Però quello che mi fa piacere in tutto questo è che la rete ci dà ancora la possibilità di sapere, di essere informati su quello che accade. Sono incazzata nera e tutto questo non lo accetterò più. E adesso censurate anche questo.